Buonasera, benvenute e benvenuti all'edizione serale del TG6. È stato un 25 aprile diverso quello che abbiamo vissuto oggi, con le celebrazioni in tutta Italia limitate dall'emergenza coronavirus. Per la prima volta da 75 anni non ci sono state manifestazioni di piazza e l'Abruzzo ovviamente non ha fatto eccezione, anche se il Covid non ha di certo spento il ricordo dei valori antifascisti che hanno caratterizzato la resistenza. Allora vediamo le celebrazioni sobrie e istituzionali nei vari comuni d'Abruzzo. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. 25 aprile, festa della liberazione. Per la prima volta in 75 anni nessuna manifestazione di piazza a causa dell'emergenza coronavirus, ma qualche breve e sobria celebrazione istituzionale si è comunque svolta. Questa è Pescara. Una cerimonia discreta, sobria, riservata. Abbiamo invitato soltanto tre associazioni combattentistiche e d'arma. Era importante farlo per questa manifestazione perché è la manifestazione che ricorda a tutti il sacrificio di tanti giovani che hanno combattuto e si sono immolati per la libertà. È un momento significativo della nostra nazione, ma non soltanto della nostra nazione, perché noi non possiamo non ricordare che tanti giovani da tanti paesi del mondo sono venuti a combattere qui in Italia e lo testimoniano i tanti cimiteri che ci sono e che oggi purtroppo non possono essere visitati, però era importante ricordarlo di fronte al comune. E questo è Lanciano. Lanciano è la città medaglia d'oro al valor militare e quindi non potevamo ridurre questa manifestazione a un collegamento streaming e basta. È un sentimento forte di questa città che ha radici democratiche fortissime. Ricordo a tutti che siamo stati la seconda città a reagire ai nazifascisti. Dopo Napoli, e da qui è partita quella grande storia che è la Brigata Maiella da questo territorio. Parlo anche come presidente della provincia, ovviamente, perché noi siamo la provincia forse che più ha dato alla resistenza e quindi non potevamo fare cose minime. Abbiamo voluto fare come se fossero presenti tutti i cittadini, le associazioni combattentistiche che saluto. Ed ecco San Salvo. A Taranta Peligna si è celebrata la sconfitta dei nazifascisti presso il sacrario della Brigata Maiella, gruppo partigiano abruzzese fondamentale per la liberazione della nostra regione, ma anche per quella delle Marche e dell'Emilia-Romagna. E a proposito di gruppi partigiani abruzzesi, proprio con il presidente della fondazione Brigata Maiella, Nicola Mattoscio, abbiamo parlato dell'importanza della festa della liberazione. Tra i temi anche quello della ricostruzione, un concetto fondamentale anche in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale. Vediamo. Sì, è molto triste festeggiare e poi soprattutto festeggiare la riconquista della libertà e della democrazia in un momento così triste che vede tanti lutti, tante sofferenze di tutta la popolazione della nostra regione, delle nostre città, del nostro paese. Ma forse anche in questi momenti così difficili, proprio constatando come sia importante la libertà delle persone, delle singole persone, possiamo apprezzare di più il grande sacrificio fatto dalla generazione che ci ha preceduto e che ha combattuto, ha dovuto combattere anche con le armi per riconquistare la libertà per loro, per noi e per le future generazioni. Voglio citare dei numeri al riguardo. È stato
ricordata la tragedia di Milano, che con la guerra di liberazione ha avuto 2000 vittime nell'ambito della stessa città. Ecco, noi stiamo qui vicino a una lapide che ricorda il bombardamento della città di Pescara ed è il contributo di quasi 4-5.000 vittime, a seconda delle stime, che ha comportato come sacrificio solo questa città. E quindi la nostra regione è emblematica per il sacrificio fatto al popolo italiano e prima ancora dagli abruzzesi per riconquistare la libertà, ma soprattutto come contributo dato alla lotta di liberazione e nell'ambito del movimento di liberazione il straordinario contributo, la grande epopea che è stata rappresentata dalla Brigata Maiella, ma preceduta prima da episodi importantissimi mai da dimenticare: la resistenza di Bosco Martese, la bellissima pagina di ribellione di Bosco Martese agli occupanti tedeschi e le giornate di Milano, di Lanciano dei primi di ottobre. Dopo le tragedie ci sono gli slanci di impegno, di responsabilità, ed è quello che è avvenuto in Italia e anche in Abruzzo e qui a Pescara. C'è stata cioè la stagione della ricostruzione e la sfida che avremo anche nelle prossime settimane, addirittura a partire dai prossimi pochi giorni, per provare a immaginare una ricostruzione non solo negli aspetti materiali, ma anche nello spirito, nella determinazione, nel senso di responsabilità di tutti i cittadini e delle nostre comunità per uscire fuori da questa tragedia che è il coronavirus. Il miracolo della ricostruzione economica italiana, sbagliando spesso, lo si fa riferire e lo si riferisce agli anni 60. In realtà il grande miracolo economico italiano affonda le sue radici nell'immediato periodo successivo alla guerra di liberazione, quindi nel grande straordinario impegno per la ricostruzione post bellica. Il segreto di quel miracolo fu l'unità del paese, l'unità del popolo, l'unità delle visioni e delle speranze. Bisogna recuperare questi sentimenti, queste visioni, queste speranze, anche per immaginare una necessaria ricostruzione che si avverrà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E adesso torniamo a occuparci dell'emergenza sanitaria, del coronavirus. L'Abruzzo arriva a 2.832 casi di positività dopo l'aumento odierno di 29 unità. Salgono ancora i decessi, più 7 rispetto a ieri, ma la percentuale di positivi sul totale dei tamponi resta comunque sotto il 2%, il punto nel servizio di Jacopo Forcella. Sono 29 i casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Con questo aumento il totale nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza è di 2.832 casi. Il dato di oggi si riferisce all'analisi di 1.749 tamponi, 1.6% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 18 su un totale di 1.732 tamponi analizzati, 1%. 323 pazienti, meno 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 26, meno 2 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.712, meno 12, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 293 pazienti deceduti, più 7 rispetto a ieri, 478 sono invece guariti, più 40 rispetto a ieri, di cui 178 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 300 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in 2 test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 33.624 test, di cui 27.991 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi 240 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Muna L'Aquila, 706 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.253 alla ASL di Pescara e 633 alla ASL di Teramo. Per quanto riguarda invece i 29 casi di oggi, si riferiscono 1 alla ASL Avezzano sul Muna L'Aquila, 16 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 10 alla ASL di Pescara e 2 alla ASL di Teramo. Negli ultimi giorni l'Abruzzo ha fatto registrare un aumento percentuale dei casi di contagio da coronavirus al di sopra della media nazionale. Secondo il professor Marco Valenti, che è docente all'Università dell'Aquila, la situazione, pur essendo sotto controllo, va attentamente monitorata. Andrea Costantini.
È una ipotesi, ma è difficile pensare con certezza al fatto che in Abruzzo il 7 maggio possa essere il giorno da contagi zero, quello insomma dove non ci saranno nuovi casi di coronavirus. È il parere del professor Marco Valenti, docente aquilano esperto in epidemiologia, che illustra però dati interessanti circa il contagio nella nostra regione nell'intervallo 16-23 aprile. La situazione in Abruzzo nel suo complesso è sotto controllo, può indurre ad un moderato ottimismo, ma va attentamente monitorata. Infatti in questo grafico sull'asse delle ascisse vi è il dato di numero dei casi per 100.000 abitanti, su quello delle ordinate l'incremento percentuale dei contagi. Ebbene, l'Abruzzo nella parte alta del grafico presenta un numero di casi per 100.000 abitanti di poco più di 200, sotto la media nazionale che è di poco superiore a 300, ma ha fatto registrare un aumento percentuale dei casi secondo solo a quello del Piemonte e ben al di sopra della media nazionale che è intorno al 12,5%. Nel grafico non è inserita la giornata di ieri, molto positiva, con 18 casi a fronte di oltre 1.800 tamponi. Il professor Valenti offre una chiave di lettura riferibile alle due facce dello sviluppo del contagio, che è molto debole nel territorio aquilano, debole nel teramano, ma è più forte nelle province di Chieti e Pescara. Noteremo per esempio che l'Aquila, intesa come provincia, quindi come ASL dell'Aquila, noi abbiamo le ASL provinciali, ha una prevalenza, cioè il numero di casi per 100.000 abitanti molto basso, intorno a 70-75 casi per 100.000 abitanti e un incremento percentuale nell'arco degli ultimi 10 giorni di calendario altrettanto basso, nettamente inferiore al 5%. Teramo ha una prevalenza maggiore rispetto all'Aquila, abbastanza importante, lo colloca intorno al valore di 200 casi per 100.000 abitanti in questo momento, anche qui però l'incremento è relativamente basso nell'arco dell'ultima settimana. Teramo ha sofferto di un problema di focolai circa un mese fa che ha determinato un'impennata improvvisa dei casi per poi vedere un riappiattimento della curva. La situazione è invece un po' peggiore nelle province di Chieti e di Pescara. Pescara ha una prevalenza di malattia assolutamente molto alta, tra i 350 e i 400 nuovi casi per 100.000 abitanti, Chieti tra i 150 e i 200 casi per 100.000 abitanti, ma con un incremento percentuale nell'arco degli ultimi 10 giorni particolarmente elevato, intorno al 30%. Quindi potremmo dire che l'Aquila è in una situazione di zona fredda, Teramo potremmo dire che è in una zona di raffreddamento generale della situazione epidemica, Pescara è nella zona hot, nella zona calda, e Chieti è in una situazione di incremento sostanziale in questo momento della sua condizione di rischio generale. In generale l'Abruzzo, ripeto, ha una situazione non lontanissima dalla media nazionale, ma degna di essere attenzionata. Andiamo ora a Teramo, dove il Comune ha aggiornato il proprio piano di protezione civile risalente al 2009. Ogni informazione sarà comunicata ai cittadini attraverso un'app, Comunica Teramo il nome di quest'app, in grado di segnalare rischi e avvertenze. Tania Bonici Castelli. Il Comune di Teramo fa un piccolo grande miracolo, aggiornato in tempi record grazie anche all'attività degli uffici tecnici, il nuovo piano di protezione comunale civile risalente al 2009, un documento essenziale per la sicurezza dei cittadini per gli anni futuri. Il piano di protezione civile innanzitutto va a modificare un piano che era stato realizzato nel 2009 da una struttura pararegionale che era Abruzzo Engineering, oggi è stato fatto da un tecnico specializzato, da un geologo che ovviamente ha riportato tutti i rischi, ha aggiornato tutti i rischi allo stato attuale, per cui è sicuramente non un passo avanti ma un passo verso il futuro, possiamo definirlo. Il nuovo piano di protezione civile del Comune di Teramo non resterà chiuso nei cassetti degli uffici comunali ma sarà diffuso e comunicato dettagliatamente a tutti i cittadini attraverso l'app Comunica Teramo, uno strumento per avere informazioni di emergenza ma anche di ordinarietà. I rischi sono più o meno quelli
contemplati nel piano di protezione civile, con l'aggiunta del rischio sanitario, che è il rischio che attualmente sta rendendo la vita a tutti quanti noi un pochettino più complicata. L'app è un'app da scaricare ovviamente il più presto possibile, perché sarà la possibilità per comunicare direttamente tra il cittadino e l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale, attraverso la propria struttura di protezione civile, comunicherà tutti i rischi e tutti i pericoli che ci sono all'interno della nostra città, e quindi sarà uno strumento utilissimo per mettere al corrente tutti i teramani, sia delle eventuali possibilità dei lavori che si dovranno realizzare nella nostra città, ma anche dei rischi che incombono su tutti quanti noi. Ovviamente la cosa importante è che attraverso anche l'app i teramani potranno quantomeno condividere e iniziare a capire lo strumento del piano di protezione civile, perché nell'app saranno riportate le planimetrie per quanto riguarda il rischio sismico, dell'ammassamento, le planimetrie che riguardano tutti i rischi, ma il rischio idrogeologico, il rischio fluviale, tutto ciò che è contemplato in questo piano, e quindi sarà uno strumento per fare informazione e formazione. Un'ultima raccomandazione affinché il miracolo sia completo: Teramani, scaricate tutti l'app Comunica Teramo, è facilissimo. Dopo l'impennata di casi improvvisa che aveva fatto preoccupare non poco la comunità di Farindola, nel piccolo centro dell'area Vestina da qualche giorno non si hanno notizie di nuovi casi di positività. Anzi, sono diversi i cittadini guariti dopo il doppio tampone. Intanto il sindaco Ilario Lacchetta si dichiara dispiaciuto per la bocciatura dell'emendamento che prevedeva fondi extra da destinare ai comuni delle zone rosse, tra cui appunto Farindola, da parte del governo centrale. Vediamo il servizio. Sindaco Lacchetta, ormai Farindola non è più zona rossa, com'è la situazione innanzitutto nel suo comune? Situazione tranquilla e in fase di miglioramento deciso, perché aumentano il numero dei guariti e aumentano il numero dei clinicamente guariti, quindi delle persone in attesa del secondo tampone. Questo fa ben sperare per una riapertura che sia chiaramente responsabile, ma che è necessaria. Saranno sicuramente giorni difficili, perché ripartire dopo oltre 60 giorni di quarantena forzata non è assolutamente semplice, ma bisogna farlo per riattivare il tessuto economico di un'area fortemente depressa e che deve necessariamente guardare al futuro. Ecco, pare che nei giorni scorsi sia stato bocciato anche un emendamento dal governo, si parlava delle risorse in più da dare ai comuni all'interno delle zone rosse. Preoccupa, perché per l'ennesima volta hanno dimostrato che l'area Vestina è sempre, così come l'area Valfino, rimane sempre indietro nei programmi di chi ci amministra e di chi ci governa a livello nazionale. Ecco, torniamo a parlare di Farindola. Secondo lei ripartiranno i cantieri? Lei aveva dei cantieri avviati grazie anche al bonus e il cratere sismico. Ripartiranno, fortunatamente ripartirà quella ricostruzione che aspettiamo da 3 anni, quindi è sicuramente un punto di forza per i cittadini, che finalmente vedono in qualche maniera ricostruire quella speranza di vita che aspettano da diverso tempo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito gli attestati d'onore di Alfiere della Repubblica a 25 giovani. Tra loro anche 2 abruzzesi, vediamo. 2 abruzzesi, 3 giovani ai quali il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha conferito l'attestato di onore di Alfiere della Repubblica per essersi distinti come costruttori di comunità attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali, e che per questo rappresentano modelli positivi di cittadinanza. Tra i 25 ragazzi premiati, Mirko Frattura, 15enne dell'Aquila, che ha ricevuto l'attestato per la passione educativa e la capacità di mettersi in gioco, organizzando sport e laboratori per i più piccoli e divenendo modello positivo per i coetani. Alfiere della Repubblica anche Francesca Nardangeli, 18enne di Castelli, per il generoso impegno in favore della sua comunità, per il contributo alla resilienza dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017 e alla costruzione di reti di solidarietà in favore di persone più fragili. In seguito ai terremoti del 2016-2017, che hanno colpito duramente il mio paese, cioè il paese di Castelli, noi ragazzi del comitato parrocchiale ci siamo messi subito al lavoro per poter realizzare dei momenti di svago per i bambini e per gli anziani. Abbiamo riattivato il catechismo e abbiamo organizzato dei corsi in parrocchia, come il corso di chitarra, totalmente gratuiti,
Per gli anziani abbiamo deciso di portar loro un simbolo delle messe a cui non riescono a partecipare o semplicemente un momento di dialogo e quindi delle visite saltuarie. Il titolo di Alfiere della Repubblica è segnato dal Capo dello Stato dopo la valutazione di un'apposita commissione ai giovani fino a 18 anni di età. Quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus, non si è potuta svolgere la consueta cerimonia al Quirinale, ma i ragazzi meritevoli sono stati ugualmente individuati. La telefonata del sindaco e la mail della dirigente che mi hanno comunicato della mia nomina mi ha colto totalmente impreparata. Io ero all'oscuro anche della mia nomina e della mia candidatura. Questo mi ha reso molto orgogliosa perché grazie appunto al mio titolo di Alfiere posso portare il mio paese Castelli e la mia scuola Liceo Artistico Gruppo di Castelli in giro per l'Italia. La saga è al lavoro per far ripartire i primi voli commerciali all'aeroporto d'Abruzzo. Come conferma ai nostri microfoni il presidente Enrico Paolini, il servizio è di Paolo Renzetti. Sulla carta noi abbiamo la riapertura della biglietteria di Ryanair, di Volotea e anche dell'Alitalia dal 2 giugno sulle rotte nazionali e forse su qualche rotta che riguarda la Germania dove le situazioni sono più favorevoli. È chiaro che noi abbiamo chiesto due cose, una alla Regione e al Governo di assicurare che i voli aerei siano fatti in perfetta sicurezza e quindi oltre ad avere le mascherine, la pressurizzazione dell'aria dentro l'aereo, abbiamo chiesto che si sia lasciato un posto vuoto a fianco al passeggero, in pratica file da tre, uno sì e uno no, in modo tale che ci sia veramente la tranquillità assoluta e che un volo per Milano o per un'altra destinazione di un'ora sia assolutamente sicuro. Per fare questo c'è bisogno di una contribuzione, di un rimborso spese per le compagnie aeree, per il posto che lasciano vuoto, che naturalmente voglio aggiungere, se mi permettete, che questo aeroporto funziona, non ha mai chiuso, funziona tutti i giorni con decine di elicotteri che decollano e ripartono molte volte al giorno per la sicurezza pubblica, per la salute, forze dell'ordine eccetera, che ringrazio, ma è perfettamente sanificato e perfettamente attrezzato. Noi qui non abbiamo avuto nessun caso positivo. Il volo secondo me ci deve essere a prescindere, poi sono le regioni e il governo che fanno le ordinanze, quindi potrebbe succedere che il governo ripristina i voli Pescara Milano, Pescara Orio al Serio, dopodiché non so, la regione Lombardia pone dei vincoli sulla popolazione lombarda o la regione Abruzzo pone dei vincoli sugli ingressi in Abruzzo, ma queste sono questioni relative, quello che conta è che l'aereo voli, pure se vola vuoto, le linee devono essere garantite, anche coprendo i costi con fondi pubblici ove fosse necessario come si fa con i pullman. D'altra parte io vengo qui, vedo pullman vuoti che camminano lo stesso, vedo treni vuoti che camminano lo stesso, non si capisce perché questo non debba valere per alcune linee essenziali di aerei. Quanto è costato all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara stare praticamente fermo con i voli commerciali per oltre un mese? Questo è un grande problema perché noi se avessimo chiuso come l'aeroporto di Perugia o tanti altri aeroporti probabilmente avremmo avuto introiti zero, non dico costi zero ma quasi. Invece a noi è stato chiesto e ne siamo fieri e orgogliosi, io di questo ringrazio il personale, le forze dell'ordine, le forze di sicurezza, di rimanere aperto perché l'aeroporto d'Abruzzo a Pescara ha servito 5 regioni. Noi siamo arrivati a Ciampino, abbiamo servito Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Foggia, tutto il Molise, tutto l'Abruzzo. Abbiamo fatto interventi con i nostri elicotteri di emergenza e di sicurezza in 5 regioni, stando aperti dall'8, mai chiudendo, quindi stando aperti dall'8 marzo ad oggi. Noi spendiamo 15-20 mila euro al giorno, pur riducendo l'essenziale, e quindi diciamo abbiamo fatto, tra virgolette, abbiamo affrontato una spesa in 2 mesi di circa 1 milione di euro che naturalmente essendo al servizio pubblico di 5 regioni e della sanità qualcuno dovrà restituire all'aeroporto, è evidente, non è che si può pensare che la saga finanzi il servizio di sicurezza pubblica o di salute pubblica di 5 regioni italiane di sua spontanea volontà, quindi io mi auguro, ma ne sono certo, che tra governo e regioni Abruzzo troveranno il modo di riportare questa cifra nelle casse della saga come è giusto che sia. E ora parliamo di assistenzialismo, una tonnellata tra generi alimentari e prodotti per l'igiene della casa e della persona sono stati raccolti al Centro Universo per iniziativa di Alessandro De Eugenio e conferiti grazie al Lions Club di Roseto degli Abruzzi ai comuni delle colline del Medio Vomano. Gli aiuti hanno interessato 62 famiglie composte da 162 adulti e 17 minori, un sostegno che si somma alla raccolta fondi del Lions avviata dal presidente Nadia e Torre, utilizzata per il pagamento delle utenze di nuclei familiari indigenti di Morrodoro e Notaresco.
Andiamo avanti, l'Osservatorio regionale per la salute mentale chiede ai direttori dei dipartimenti di salute mentale e ai centri di salute mentale appunto che funzionino normalmente come previsto dall'ordinanza del Presidente della Regione del 9 marzo scorso. I firmatari della lettera sono le associazioni Altri Orizzonti, Arci, Abruzzo Molise, e 180 amici L'Aquila, Cittadinanza Attiva, Cosma Pericolosi, UNASAM e i sindacati CGL, CISL e UIL. Alla regione avanzano anche proposte per la gestione della fase 2. Sentiamo Tiziana Arista dell'Osservatorio regionale per la salute mentale. In vista della fase 2 e consci diciamo dell'esperienza che stiamo conducendo nella fase dell'emergenza, la fase 1 del coronavirus, abbiamo ritenuto come associazioni facenti parte dell'Osservatorio sulla salute mentale di avanzare delle proposte ai dipartimenti di salute mentale, ai manager delle ASL della regione. Questo perché si migliori nettamente il passo rispetto al trattamento delle persone che hanno problemi di salute mentale. Nonostante le norme, in particolare gli articoli 47 e 48 del decreto legge del 17 marzo numero 18 e l'ordinanza del Presidente della Regione numero 3 dicono delle cose assolutamente condivisibili sia sul funzionamento delle attività, su come sostituire ai centri diurni le attività alternative e sul fatto che il trattamento ambulatoriale della salute mentale debba continuare esattamente, diciamo non è sospeso. Di fatto però sia per la mancanza dei dispositivi di sicurezza ma anche per un diverso modo di lavorare dei centri di salute mentale di fatto ci siamo trovati di fronte a gravi difficoltà, lo dico anche come familiare insomma. I centri di salute mentale, alcuni hanno in effetti continuato a funzionare normalmente seppur con le giuste precauzioni, altri invece hanno di fatto sospeso le attività limitandosi alle urgenze e consentendo un accesso solo di tipo telefonico. Ecco, noi quindi abbiamo, in vista della fase 2, abbiamo voluto richiamare l'attenzione dei direttori dei dipartimenti di salute mentale, all'interno dei quali spesso due centri di salute mentale si comportano in modo del tutto opposto, a dare invece degli indirizzi molto precisi perché i centri continuino a funzionare normalmente, perché gli orari consentano gli accessi anche pomeridiani e del sabato per tutti i centri di salute mentale, oggi non è così, perché ci sia più trasparenza anche nella comunicazione, se una persona ha bisogno di sapere come funzionano i servizi in effetti ha un po' di difficoltà. Abbiamo proposto anche ai manager delle ASL, vista la discussione che si sta facendo sul fatto che bisogna potenziare la medicina sul territorio, che anche la salute mentale abbia un posto di riguardo all'interno di questo ragionamento, abbiamo proposto al Presidente della Regione, all'Assessore alla Salute e alle Pari Opportunità di attivare finalmente il tavolo sulla salute mentale e di fornire linee guida per i dipartimenti di salute mentale, ma anche per noi volontari, per tutta una serie di esigenze che abbiamo di spostare nelle attività. Prepararsi al meglio per il ritorno alle attività. Da alcuni giorni i giocatori del Pescara fanno colloqui in video chat con un team composto da due psicologi. Una metodologia di lavoro voluta dalla società e dal tecnico Nicola Legrottaglie. Vediamo. Con le attività agonistiche ferme per il Covid, il Pescara guarda ad un nuovo metodo di lavoro. La società e lo staff tecnico guidato da Legrottaglie hanno dato l'ok allo svolgimento di colloqui tra i calciatori biancazzurri e un mini team di psicologi che ha come riferimento il docente universitario Pietro Literio, che lavora in collaborazione con il dottor Valerio Canelli. Obiettivo: incidere sul cosiddetto potenziamento mentale, interagendo per ora in video chat. Finora abbiamo fatto appuntamenti settimanali, ma cercheremo di fare degli intervalli più brevi, di solito ogni 5 giorni, e cercheremo di lavorare sempre di più a due livelli. Il livello di individuale, dove cerchiamo di fare un lavoro di potenziamento mentale a livello individuale da parte di tutti i giocatori coinvolti, e un livello invece di gruppo, dove cercheremo di rafforzare, di potenziare il noi. Quindi la coesione di gruppo, l'interdipendenza, l'integrazione, quindi l'uno per tutti, tutti per uno. Quindi un lavoro a due livelli. A livello più individuale, Andrea, è importante dire che lavoriamo su quattro aree di intervento. Lavoriamo sul dialogo interiore, quindi sul dialogo interno, che come dire da
limitante o possibilmente limitante all'interno del giocatore deve passare al potenziante. Lavoriamo sull'immaginazione anche dell'atleta, anche qui per potenziare l'immaginazione. In ambito sportivo lavoriamo sugli stati fisici, quindi corporei, la giusta attivazione psicofisica, e lavoriamo sugli stati emotivi per cercare di gestire anche le emozioni come transitorie, che possono essere, come dire, l'ansia, l'insicurezza legata a determinate circostanze. Sarà poi fondamentale il momento in cui si dovesse tornare al Poggio per gli allenamenti. E quella sarà la parte più importante in assoluto, perché adesso in questa fase noi stiamo lavorando in video chat e quindi avviare un lavoro di potenziamento mentale in video chat, diciamo, è il percorso più difficile, perché per costruire il rapporto di fiducia e di conoscenza anche con i giocatori è necessaria invece la relazione dal vivo. Con le Grottaglie apprezza il tecnico del Pescara questa metodologia? Apprezza, senza, come dire, il suo consenso non sarebbe nemmeno potuto partire, dimostra una ampia, come dire, cultura della psicologia dello sport, ed è importante anche la collaborazione con loro. Sì, c'è buon feeling, devo dire, questo ci aiuta parecchio. Era l'ultima notizia, tutti quanti i nostri servizi sono già online sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. L'informazione torna alle 23. Grazie, buona serata e buon 25 aprile.